Elezioni europee, come andare avanti? E poi 80 anni dell'ADC e pace in Ucraina con un vertice che dai dubbi risultati in Svizzera. Parleremo di questo nel podcast che sta per cominciare. Bentrovati da Fabio Pizzul, questo è Dialoghi a Nord-Ovest, un podcast che continua per dialogare con voi e riflettere sui temi principali che l'agenda politica ci propone. Come al solito partiamo da una domanda che mi arriva da voi ascoltatori. Ciao Fabio, sono Fabio da Milano, sono passate da poco le elezioni europee, il tuo risultato, il nostro risultato è stato sorprendente in termini di preferenze e per poco non sei riuscito a farti eleggere. Sicuramente non ci hanno visto arrivare, ma adesso non possiamo disperdere questo rinnovato protagonismo del mondo cattolico democratico e della società civile. Da dove partire? Che cosa ne pensi? Ciao e buona domenica. Grazie Fabio per essere tornato al risultato, 42.648 preferenze se non ricordo male, un risultato sorprendente, come dicevi. Un risultato che mi lascia molto, molto soddisfatto, però non è stato sufficiente per poter essere eletti nelle file del Partito Democratico nel Parlamento europeo. Bisogna però ripartire da qui: è un capitale, un capitale di relazioni, un capitale di consenso che non va sprecato. Come fa? Carlo, Fabio, bella domanda. Il lunedì scorso ho radunato un po' di amici al refettorio ambrosiano per festeggiare la fine della campagna elettorale. Festeggiare perché è stata una campagna per molti eh, versi entusiasmante, che ha scatenato reti ed entusiasmi che non vanno dispersi. E gli dicevo tre cose sostanzialmente. La prima, continuare. A fare un lavoro di carattere culturale. Io continuerò a farlo visto che rimango presidente della Fondazione Ambroseneum di Milano, eh, che ha come eh, statuto proprio quello di riflettere sui temi di carattere politico. Quindi un lavoro culturale che io continuerò certamente a fare e metto a disposizione di tutti coloro che vogliono ragionare su temi culturali e di cultura politica. Secondo, continuare eh, in un tentativo di aggregazione anche al di là della politica, un'aggregazione sociale. Con una forte spinta anche generativa di buone relazioni e anche di buone azioni, così potremmo definirle. E allora l'impegno mio è quello di continuare a proporre, con cadenza più o meno mensile, delle cene al Refettorio Ambrosiano, con tre obiettivi: quello di Curare ed espandere le relazioni, espandere e generare buoni pensieri attraverso le presentazioni di libri che ritengo interessanti e terzo, generare un valore anche per il refettorio ambrosiano perché ogni cena che gli facciamo eh, ha un ricavato che va interamente alle attività del refettorio ambrosiano, che questa attività di mensa per i poveri, eh, in un senso però molto ampio e alto del termine, promossa da caritas ambrosiana. E poi un terzo aspetto eh, che ho affidato e presenti lunedì scorso al Refettorio Ambrosiano e che rilancio anche in questo podcast un'attività di animazione politica attraverso pensieripolitici.it un blog collettivo che esiste da un paio d'anni e che vorrei rilanciare come luogo in cui raccogliere pensieri, rilanciarli, riflettere assieme per dare idee e incrementare il dibattito nella comunità politica. Naturalmente poi continuerò anche quello che è il mio impegno sul territorio, un impegno eh, che mi vede già in questi giorni invitato in diverse feste del Partito Democratico per tentare di eh, continuare a fare politica e farla eh, forte eh, delle relazioni che nella campagna elettorale abbiamo costruito assieme. Insomma non molliamo anche perché poi la prospettiva è quella di essere secondo o primo dei non eletti nella lista del nord-ovest, chissà mai che poi nel corso della legislatura ci sia anche la possibilità effettivamente di approdare a Bruxelles. Fin qui dunque la risposta, Fabio? Ma mandami anche i tuoi suggerimenti, anche voi tutti che mi ascoltate mandate altri suggerimenti per capire come poter continuare assieme in questa avventura iniziata con la campagna elettorale che ha ragione Fabio non deve essere dispersa. Poi l'espressione non ci hanno visti arrivare non mi piace del tutto, eh, preferisco altro. Io credo che eh, ci hanno visti coloro che sul territorio siamo riusciti a incrociare. È da lì che bisogna ricominciare ed è lì che bisogna valorizzare l'impegno di tanti che magari non si sentono rappresentati fino in fondo. Ma ora spazio per una riflessione che ho trovato interessante sui quotidiani di questa settimana. Riporto sulle pagine di Avvenire per un articolo che è firmato da Andrea Lavazza, esperto di esteri. È comparso online lunedì 17 giugno con questo titolo, né un passo avanti né un passo indietro, ma a Lucerna è successo qualcosa. Una bella gita in una mena lussuosa località svizzera o un passo significativo della diplomazia dopo quasi due anni e mezzo di guerra. La conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, chiusasi domenica, può essere letta in modi diametrali. Opposti, ma entrambi sbagliati, scrive la Vazza su avvenire. I ministri o gli ambasciatori è vero sono abituati ai viaggi a vuoto, ma il testo della dichiarazione finale era ben noto da tempo. Per me che metterci la faccia in mondovisione se poi non si firma? Infatti, la Cina non c'era e molti dei paesi che erano presenti a Lucerna non hanno sottoscritto questa dichiarazione. Eppure, eh, continua eh, la Vazza su avvenire, non significa che Kiev abbia trovato nuovi di alleati. Piuttosto si è messo in moto un processo, necessariamente lento, che potrebbe portare a qualche risultato dopo che le sorti del conflitto abbiano preso una piega più netta a favore di uno dei due contendenti. Vale la pena di leggere, ad esempio, il lungo discorso che Putin ha pronunciato venerdì come messaggio indiretto ai 92 paesi riuniti a Lucerna. Non si è trattato solo di un elenco di condizioni, come tali trattabili prese singolarmente, ma, come è stato scritto, di una sorta di manifesto del messianismo nazionale imperiale russo, con le pretese dello Stato civiltà di dominare tutti gli Stati che rientrano nel perimetro di questo progetto. Qualcosa quindi di non negoziabile, in alcun modo. Se la resistenza ucraina reggerà ancora l'urto dell'armata, sarà poi la realtà sul campo a portare pragmatismo nelle potenziali trattative. Come ha detto il rappresentante saudita, non si può dialogare senza il Cremlino. Chi è andato a Lucerna, si è tenuto le mani libere, pensa a questo, vuole la pace, ma non ha nemmeno particolare trasporto verso l'Ucraina martirizzata. Sarà bene tenerne conto per i prossimi mesi, comunque necessari e ora forse un po' meno difficili da compiere per i passi che si possono compiere nei prossimi mesi, eh, che Andrea Lavazza crede ormai avviati con la conferenza di Lucerna, anche se molto difficili eh, da portare avanti. Fin qui dunque il commento che è comparso sulle pagine di Avvenire. Mi sembrava importante tornare a questa conferenza di alto livello sulla pace che non avrà portato a risultati concreti. Ma sicuramente ha aperto degli spiragli o, o meglio un lavorio diplomatico che non era scontato fino a qualche mese fa. Ed ora vorrei proporvi in questa ultima parte del podcast di questa settimana una riflessione tratta da pensieripolitici.it, come vi dicevo un blog collettivo che ho iniziato insieme ad altri amici giornalisti ormai due anni fa e che intende promuovere delle riflessioni di carattere politico, di cultura politica all'insegna del cattolicesimo popolare e vorrei rilanciarlo e un po' sostenerlo anche in questi prossimi mesi come luogo di confronto e di raccolta anche di opinioni diverse. Alberto Mattioli ad esempio questa settimana su pensieripolitici.it ha offerto una riflessione sulla democrazia cristiana che ha compiuto 80 anni. Ne leggo qualche stralcio. Per i giovani è solo un vago ricordo sentito in famiglia, ma per diverse generazioni costituisce un ricordo vivo, amato e poi odiato al contempo. L'ADC è stato un partito popolare laico di ispirazione cristiana e europeista che ha fatto e guidato l'Italia, una enorme eredità politica consapevolmente trascurata. Una comunità politica interpretata da grandi e spesse personalità, anche molto diverse tra loro, ma capaci di cercare sintesi e linee politiche scavando nel profondo della storia culturale, civile e religiosa del Paese. Dal mitico Partito Popolare di Luigi Sturzo nel 1919 alla democrazia cristiana una prosecuzione senza essere la stessa cosa. Sturzo, poi De Gasperi, Lapira, Dossetti, Fanfani, Andreotti, Scalfaro, Lanselmi, Zaccagnini, Aldomoro e tante altre personalità fino a Mino Martinazzoli. Quasi tutti provenienti dell'azione cattolica, molti di loro furono protagonisti del codice di Camaldoli che tracciò le linee ricostruttive del paese distrutto dal nazifascismo e poi dell'assemblea costituente. Recentemente, continua Mattioli su pensieri politici, Pierluigi Castagnetti, ricordando la pira, ha raccontato che la centralità del lavoro espressa nel primo articolo della carta fu ispirata dal sindaco santo di Firenze, nel corso di un incontro informale con Togliatti e Dossetti. Certo, il potere, detenuto troppo a lungo, ne corrose le fondamenta. Troppi faccendieri hanno sguazzato nel sottobosco della DC. Un sistema clientelare condiviso con altri partiti e poi scoperchiato da Tangentopoli. Ma rimane un tesoro di cultura e capacità politica, di cui questa, era volgare, si sente la mancanza. Anche io, conclude Alberto Mattioli, ne fui critico, ma mi ci sto riconciliando perché è la mia storia e tradizione. Non la si può certo rifare, ma è una miniera da rivalutare e trasferire. Ora, grazie a una serie triennale di eventi promossi da protagonisti della vita culturale del paese, con più serena oggettività potremmo valutarne i limiti, ma anche tributargli i giusti meriti. Non è nostalgia questa per la DC, ma è consapevolezza di un patrimonio che non va sprecato e va rilanciato. Insomma, una riflessione che chiama a rispolverare e anche a rilanciare, perché no, una cultura politica. Bene, mi fermo qui questa settimana, abbiamo riflettuto assieme su alcuni temi, ho provato a rilanciare un possibile impegno anche dopo le elezioni europee, mi interessa sapere la vostra opinione mandandomi dei vocali che magari utilizzeremo come prossime domande in questo dialogo in nord-ovest o anche visitando pensieri politici e rilanciando anche lì vostre brevi riflessioni. Caratteri per rilanciare qualche pensiero e riflettere assieme. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Dialoghi a Nord Ovest. Vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima settimana.